Amici, buonasera. Dopo la recensione fatta ieri, insomma l'altro giorno, comunque in questi giorni, perché poi non so in realtà quando la pubblicherò, sarà da me pubblicata, a proposito del Rodecaster Pro, intanto posso ad esempio confermarvi che attraverso applicazioni come Streamlabs OBS o comunque altre applicazioni che ad esempio utilizzo io per l'editing video, quindi parliamo di Wondershare Filmora, non ci sono grossi problemi, se non il fatto di perdere un po' di perderci un po' di tempo per, io parlo sempre dell'audio naturalmente, quindi di perderci un po' di tempo proprio per il settaggio dei vari volumi, perché questo vi consentirà, come in questo caso, di poter registrare direttamente e quindi trovarvi poi nella dashboard del programma direttamente, quindi sul programma, e poter quindi editare il video. Quindi io non bisogna fare ulteriori passaggi. Naturalmente, se volessimo registrare in maniera separata attraverso la micro SD del mixer l'audio, avremo sicuramente un audio perfetto, perché la peculiarità, la particolarità, la prerogativa di questo mixer è proprio quella di fornire un audio, potrei dire, insomma, semiprofessionale, se non professionale, ok? Quindi senza rumori, frusci di fondo e quant'altro. Vi rimando comunque alle prossime recensioni, perché riprenderemo altri discorsi. Fatemi delle domande magari proprio su questo mixer o comunque anche sui microfoni. Penso di recensire i microfoni prossimamente, ma già da questo, quindi li state ascoltando, quindi questi pod mic della Rode, devo dire che vanno benissimo, quindi si prestano bene a tutte quelle che sono poi le dirette, le live, i podcast e quant'altro. Vi saluto, ci vediamo prossimamente. A presto.